Ciao a tutti, è un piacere essere alla DroidCon 2014 qui a Torino. Io sono Valerio Di Donato, CEO, CTO, co-founder, cuoco, spazzino, faccio un po' tutto. Alla 3-4 Big Things, è un piccolo studio di sviluppo qui a Torino formato da quattro amici. Noi facciamo applicazioni mobile e giochi mobile da qualche anno ormai, 2009. Parliamo principalmente di iOS e Android. La mia esperienza accademica e lavorativa è sempre stata centralizzata sullo sviluppo mobile, poi casi della vita, interesse personale, sono stato lentamente trascinato verso lo sviluppo di progettazione e implementazione di game engines. Il terzo, quello che stiamo sviluppando adesso in 3-4 Big Things, è in HTML5 ed è il motivo principale per cui sono qui a parlarvi. Vi racconto un attimino cosa abbiamo fatto, gli ostacoli che abbiamo trovato e perché è stato fatto così. Adoro Android, ho iniziato a giocare letteralmente con l'SDK il primo giorno che è uscito. Ho iniziato a lavorare sul mio primo vero progetto, un gioco per Android, quando la 1.5 è uscita. Per quando il progetto era finito è uscita la 1.6, mi hanno deprecato la metà del codice, maledetti, ce l'avrà vita. Bene, discussione personale, scusate. HTML5, tendo a parlarvi principalmente di quali sono le strade possibili per sviluppare un'applicazione mobile in HTML5, cosa ferma normalmente gli sviluppatori dal farlo, cosa invece li spinge a farlo e cosa dovrebbe spingerli. In più, con qualcosa tipo 150.000 righe di codice, scusate, per l'ultimo engine HTML5 ho un attimo di esperienza che posso domandarvi in caso vi troviate a confrontarvi con problemi simili, di cui documentazione al riguardo è un attimino mancante. Lo era ancor più in 2012, adesso c'è qualcosa di più che potete trovare, ma comunque secondo me non abbastanza. Soprattutto l'approccio che ho è di trovare tutti i business report, trovare fonti statistiche attendibili e darvi dei dati che ho controllato e che non sono frutto del FAD, perché tutto sommato HTML5 viene bistrattato dalla comunità principalmente perché informazioni serie a riguardo sono difficili da trovare. Non tanto perché la V3C ha iniziato a lavorare sulle specifiche nel 2012, non le ha ancora finite, si dice le finiranno fine quest'anno. Principalmente FAD. Bene, assumo che chiunque abbia almeno una vaga idea di cosa sia HTML5 qua dentro, così cerco di annoiarvi poco. Le strade per sviluppare un'applicazione nativa sono tre principalmente. La prima, la ignorerò completamente. La terza anche. La prima, perché è semplicemente, voi fate una pagina web e quello è un'applicazione per mobile. Il problema principale è che, non avendo accesso a API comode per monetizzare o App Store di distribuzione, può essere la via più difficile per effettivamente monetizzare l'applicazione. La seconda, che è l'approccio del wrapper, Cordova, PhoneGap, Intel XDK, uno qualsiasi. La terza è invece un convertitore di JavaScript in codice nativo. Converte le viste, converte il codice, converte tante cose. Sono ottimi se dovete fare prototipazione, personalmente li sconsiglio per quanto riguarda l'implementazione di applicazioni più grandi del medio. Allora, vediamo un po'. La mia esperienza si focalizza principalmente sull'utilizzo di Cordova, ex PhoneGap, current PhoneGap, non si sa, più un'implementazione molto simile a PhoneGap che ho fatto io 3 anni fa, perché allora era il periodo della transizione tra PhoneGap 1x e 2x, dove hanno cambiato tantissime cose e hanno appesantito di molto il framework, e avendo bisogno solo e esclusivamente di presentare una pagina HTML in un'applicazione, non c'era bisogno di portare 20 mega di framework nativo nell'applicazione. Quindi, di cosa parliamo? Parliamo di un wrapper, semplicemente una pagina di un browser senza frame attorno, che vi dà la possibilità di mettere lì dentro il vostro codice HTML e JavaScript e accesso all'API del dispositivo. La maggior parte delle API sono già mappate, quelle che non lo sono
tutti questi framework hanno una struttura modulare che vi consente di installare o sviluppare plugin per avere accesso a tutto quello di cui avete effettivamente bisogno. Anche qui riporto un po' della mia esperienza. Quando si parla di applicazioni grandi, target enterprise, la divisione del codice non è, come normalmente si può pensare, principalmente JavaScript, ma è solo la metà del codice, è effettivamente JavaScript, e dovete comunque scrivere un terzo del codice in nativo, Objective-C o Java che sia. Quindi la prima domanda è: quando sviluppate un'applicazione sufficientemente grande, sapendo che dovete comunque scrivere abbastanza codice nativo, siete ancora interessati o meno? Quando invece si parla di giochi, il codice JavaScript, ovvero la logica del gioco stesso, è effettivamente maggiore, quindi può essere una soluzione più comoda. Fermo restando che codice nativo in questo caso si ferma normalmente a API per monetizzare, SDK esterni per analitiche e così via. Ho trovato questo report fine 2013 di Vision Mobile, che non è assolutamente super attendibile come report in genere, ma questo riportava molte fonti, sono fermato a controllare, effettivamente ha fatto molto bene, il team di analitica che c'è dietro è stato cambiato. E loro dicono che, analizzando un campione di 30.000 applicazioni sullo store US Android, il 37% di queste potevano essere implementate via HTML5 senza bisogno di alcun accesso a API native. E se solo il V3C avesse finito le spec e i browser avessero implementato le ultime draft per quanto riguarda accesso al wifi e power management, anche un altro 20% di queste applicazioni poteva essere fatto direttamente in HTML5. Quindi, cos'è che normalmente ferma uno sviluppatore dall'usare HTML5? La preoccupazione principale è sempre comunque performances. Ho un bel po' di slide su questo. Per quanto riguarda limited access to hardware APIs, che vuol dire di nuovo accesso limitato alle API, è principalmente FAD. Architettura modulare, plugin sono comodissimi da scrivere, ci sono documentazioni sensate finalmente dopo anni e anni che PhoneGap o Intel è fuori, quindi è solo una scusa. Tutto il resto si può riassumere in: è difficile creare un'esperienza utente sensata, paragonabile alla nativa, manca tanta maturità sia a livello di framework che di tool di sviluppo, e manca un po' di educazione. Performance. Ultimi dati alla mano, parlando di Android 4, codice che gira su JavaScript è 5 volte più lento, approssimativamente, di codice nativo. È tanto, ma non così tanto. Considerate, se stiamo parlando di sviluppare un'applicazione di media grande grandezza, considerate sempre che CPU stanno diventando più veloci, i compilatori e Java Virtual Machine stanno diventando migliori, quindi da qui a 6 mesi, un anno e mezzo, 2 anni che la vostra applicazione sarà effettivamente finita, se parliamo di applicazioni grandi, la maggior parte dei problemi che incontrate oggi non li avete, potete assumerlo. Se guardate le statistiche degli ultimi 2 anni è così, c'è poco da fare. Se avete bisogno di più computazione, 1000 trucchi conoscete tutti benissimo, non mi fermo neanche a parlarne. Li spostate su nativo, li spostate su server, li spostate dove volete. Ma il colpevole principale quando si parla di feeling di applicazioni native è sempre una lista scrollabile. Nel 2009, 2010, 2011 era difficilissimo fare una barra in alto statica, una barra con footer statico e qualcosa che scrollava in mezzo. Ci hanno provato miliardi di framework ai primi step come jQuery Mobile, Sencha Touch e così via. Quel problema non c'è più, quindi quanto riguarda position fixed funziona benissimo su mobile finalmente, e quando si parla invece di avere una lista scrollabile bisogna per forza di cose accelerarla sulla scheda video, che in HTML5 vuol dire scrivere il codice per la funzione elastica, il ritorno e l'accelerazione in JavaScript e renderizzarla con i soliti trucchetti di translate z0000 in CSS. Ho sempre usato iScroll, sono passato dalla 3 alla 4,
è sempre stata molto buona, ha sempre avuto mille problemi, soprattutto su Android, la 4 molto meno. È appena uscita la 5, funziona benissimo, il feeling è incredibile, quindi se provate, se avete l'occasione provatela, è fantastica. Ha qualche problemino di snapping per gli elementi, ma a parte quello è meraviglioso. Ritorno di fiamma. C'è lo sviluppatore di Facebook, JP Dan, che dice che a un certo punto si sono effettivamente resi conto che dovevano portare agli utenti un'esperienza utente migliore di quella che sono riusciti a dare con le loro versioni HTML5 delle applicazioni. Per fortuna, aggiungerei. Ma questo succede se siete Facebook. Michael King, di Director of Enterprise Strategy App Accelerator, nel 2010 definì questa cosa che si chiama the slope of interactivity. In pratica dice, è un grafico cartesiano dove su un asse c'è la quantità di interazione che necessita la vostra applicazione e sull'altro asse la quantità di effort necessario. Lui praticamente diceva che HTML5 basta e avanza fin tanto che quella curva rimane molto bassa a livello di interazione, che è ancora valida per il semplice fatto che se parliamo di applicazioni che devono far vedere una schermata alla volta, non scrollare, funziona benissimo. Ma è anche vero che con sufficiente lavoro dietro qualsiasi UI può essere portato in HTML5 senza problemi. Il problema è ovviamente che se volete farlo in termini di positività economica, quindi se il tempo che ci spendete dietro è minore di quello che effettivamente andreste a spendere facendo il nativo, dovete scendere a compromessi per forza di cose. Ci sono mille trucchi anche qua, cercate su internet, non c'è bisogno che ve lo dica io, ma fondamentalmente si parla sempre di far fingere all'applicazione una responsiveness che normalmente non ha, quindi tagliate qualsiasi cosa sia fatto on touch, fate solo aggiornamento alla UI e poi fate le vostre cose in background, che è più o meno anche quello che diceva un altro ragazzo prima. Per quanto riguarda invece la mancanza della maturità del framework, credo che sia uno dei punti più validi in assoluto. Ci sono molti framework là fuori, JavaScript è praticamente esploso negli ultimi 3 anni, ma trovarne uno che sia maturo, veloce, multipiattaforma è praticamente impossibile. Ci sono delle eccezioni, ma sono micro eccezioni e la maggior parte delle volte sono basate su opinioni. Quindi sì, scegliete due di quelle. Di nuovo, parliamo di opinioni, quindi questa è la mia. Personalmente mi sento di raccomandare Backbone per quanto riguarda persone che non hanno sufficiente esperienza nello sviluppo di HTML5 per mobile app. È molto comodo, ha delle ottime convention, la documentazione è eccellente a riguardo, ha un'ottima architettura a plugin che potete semplicemente scaricare e buttarci dentro quello che volete, funziona molto bene. Se invece avete un approccio molto più informatico allo sviluppo di applicazioni e sapete cosa succede nel DOM a livello nodo per nodo, AngularJS è decente la scelta migliore. È molto più complessa come infrastruttura, è molto più ampia, fa molte più cose di Backbone, non necessariamente meglio o peggio. Secondo me è ottimo per quanto riguarda partire oggi con lo sviluppo di un'applicazione grossa, medio-grande. In più, se invece dovete partire per fare prototipi, far vedere qualcosa a qualcuno, secondo me la versione mobile dell'HTML5 boilerplate è anche migliore di quella desktop. Hanno messo Zepto, che è un drop-in replacement per jQuery, perché ha la stessa sintassi, è molto più leggero, offre ovviamente un pelo meno cose, ma la maggior parte delle funzioni di cui avete bisogno sono lì. Offre delle funzioni molto comode, che sono ad esempio i fast button. Immagino che molti di voi sappiano che Mobile WebKit aggiunge un delay di 200 millisecondi per ogni touch event per aspettare un long touch, un trascinamento, qualsiasi cosa. Google ha fatto un'implementazione nel 2009-2010 anche lui, con cui evitava questo delay portandolo a approssimativamente 50 millisecondi. Qui c'è semplicemente un'implementazione più comoda e veloce da usare. Ok, Cordova PhoneGap. Io lo uso da quando c'era la versione 1. Punto qualcosa. Ho fatto tutti gli upgrade una volta fino al 2. Punto qualcosa, adesso sono alle 3. Punto qualcosa.
Quindi il codice è cambiato tantissime volte, le convenzioni sono cambiate tantissime volte, quindi è definente decisamente la definizione di non maturo. Fatto sta che dalla versione 3 in poi stanno effettivamente seguendo una direzione sensata, nel senso, appena buttato dentro un progetto, la libreria è molto più piccola, contiene solo esclusivamente la WebView e dei metodi comodi per mandare e ricevere codice JavaScript, Objective-C o JavaScript Java, ma forza ancora delle convenzioni che non sono esattamente in linea con l'applicazione mobile, ad esempio. Per ogni plugin che installate o realizzate, pretende che usiate un JS a parte, quindi minimizzarle e aggregarle in un unico JavaScript è un attimino noioso, quantomeno. Si può fare, noioso. Qui riporto una serie di citazioni. La prima di Louis Stowasser, CraftyJS, che dice semplicemente che sarebbe davvero ottimo avere tool, debugging tool, come Wiselaw, che è un tool di Yahoo che fa profiling e in più suggerisce miglioramenti al codice e al CSS per quanto riguarda le prestazioni per lo sviluppo di videogiochi. Concordo in pieno, ovviamente. Continuiamo con Robert Shilson, Financial Times, che dice che il problema principale di HTML5 è la maturità degli strumenti, e Andrea Trasatti, developer evangelist per Nokia, che dice che quello che manca effettivamente HTML5 è un workflow sensato dall'inizio alla fine, dalla prototipazione alla pubblicazione. In più, qualche altro piccolo esempio qui lì. L'unico IDE vero e proprio completo per quanto riguarda HTML5 al momento è WebStorm, per il semplice fatto che è il migliore in JavaScript, non necessariamente il migliore in HTML5. Quando si parla di debugging di HTML5 su mobile, esistono praticamente solo e esclusivamente il Safari Mode Debugger, che è un dev tool, cioè il Wayre, fanno tutti praticamente la stessa cosa. Fatto sta che si fermano sbattendo al loro limite molto velocemente quando si parla di rendering. Potete vedere sì funzioni, quanto tempo impiegano a girare processi e funzioni, ma nel momento in cui si parla di rendering invece no. L'unica cosa che vedrete è render call, fine. Ce ne sono 9000, buon divertimento a trovarla. Cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente se una funzione sta renderizzando qualcosa sul canvas e ci mette molto più tempo di un'altra, non potete vederlo. Dovete semplicemente andare a cercare, trial and error, che è fastidioso. In più, quando parliamo di HTML5 non c'è, come diceva il tizio Financial Times prima, non c'è un modo sensato che guidi l'applicazione dall'inizio, dallo stato iniziale di prototipazione al publishing. C'è sempre comunque il bisogno di costruirvi un vostro build system. Cosa vuol dire? Che di regola dovreste aggregare JavaScript e CSS e HTML in un unico file. Ci sono vari strumenti che lo fanno, leggete OS X per CodeKit, Prepos per Windows e ovviamente Node.js, ma ve lo dovete fare. Node.js è meraviglioso, chi lo adora? Bravo. Anche qui parliamo di opinione un attimino. Io non uso un IDE, uso semplicemente Sublime Text, chi lo adora? Bravo, tu spacchi. CoffeeScript, per chi non lo sapesse, CoffeeScript è un metalinguaggio che compila in JavaScript, è letteralmente solo zucchero sintattico sopra JavaScript. È comodo perché forza una serie di convenzioni, tipo il triplice uguale piuttosto che il doppio e così via. Comodo soprattutto se non avete mai sviluppato in JavaScript. Come build system uso principalmente CodeKit o Node.js, sviluppo su OS X, quello è il motivo principale. CodeKit è molto comodo perché di nuovo aggrega JavaScript, CSS, HTML, refresh la pagina, fa CSS injection e così via. Per quanto riguarda Node invece, potete trovare qualche script là fuori che fanno più o meno queste cose. Rimane il fatto che dovete scrivere la maggior parte delle cose. Personalmente adoro separare i sorgenti dalla versione compilata, in modo che avete il sorgente, una versione locale di Apache ad esempio che punta al sorgente e potete debuggare e lavorare lì comodamente. Nel momento in cui dovete buildare c'è un simlink alla cartella ad esempio www per quanto riguarda PhoneGap o Cordova, che insomma è abbastanza comodo. Questa è una frase di Ciprian Bolodescu, Webcams,
che dice, da un punto di vista del business, c'è molta educazione richiesta e c'è ancora bisogno per accettare HTML5, perché c'è un divario tra quello che gli sviluppatori possono effettivamente sviluppare, implementare in HTML5 e quello che il cliente pensa di poter avere. Questa frase, anche questa molto vecchia, parliamo di nuovo del 2010, ha ancora perfettamente senso, ma al contrario. Quando noi andiamo agli investitori a far vedere il nostro engine, il prodotto sviluppato dal nostro engine, non gli diciamo che HTML5, glielo facciamo vedere, ce li facciamo giocare, e alla fine gli diciamo, ah, hai fatto in HTML5, risata generale. Risata generale perché non se lo aspettano. Il risultato è effettivamente molto oltre le aspettative, anche le mie, personalmente. Ora, parliamo un attimino di piccole lezioni qui lì che ho imparato lavorando in HTML5. La prima regola è una regola generica che di sicuro conoscete tutti quanti. Ottimizzazione prematura è assolutamente inutile, evitatela, è tempo buttato. Ma in JavaScript in particolare, perché il garbage collector è abbastanza antipatico quando fate cose che non dovete. L'esempio principale, ad esempio, è l'allocazione di variabili. Fatelo sempre e comunque a inizio script, appena possibile, riutilizzate sempre le stesse variabili per un ciclo for, qualsiasi cosa dovete fare. Se avete qualsiasi conoscenza di C++, cercate di emulare quello che facevate per avere memoria statica piuttosto che memoria dinamica. JavaScript è ovviamente tutto in memoria dinamica, ma i concetti del garbage collector sono esattamente gli stessi. In più, visto che sono personalmente un fan di CoffeeScript, prendete il vostro codice JavaScript, lo portate in Coffee, lo buttate nel compilatore Coffee e vedete quando assegna le variabili lui. In genere fa un eccellente lavoro. La prima può sembrare una sciocchezza, buttare una GIF animata dentro un'applicazione HTML5, ma in caso lo fate, sì, l'ho fatto, scusate, distruggerà completamente la performance del rendering di un canvas, completamente, senza alcun motivo, e non apparirà nel profile. Quindi ciao, non fatelo. Ovviamente potete usare una spreadsheet, che è la soluzione appropriata, è molto più comodo, io sono quello pigro. In più, qualcosa di abbastanza strano, quando sovrapponete molte immagini trasparenti, il render deve fare un traversal, deve passare dall'immagine che c'è più sopra fino a quella che c'è più in basso, fin quando il colore che continua a collezionare e a sommare non diventa completamente opaco, si chiama traversal. Quella roba lì, se fatta su troppi strati, ovviamente ammazza le performances. Quindi, se avete tante immagini trasparenti disegnate su un canvas, evitate, togliete la trasparenza, inventatevi qualcosa. Se non ci riuscite, ma potete disegnare a mano usando line to, circle to, break, qualsiasi cosa, sul canvas direttamente, fatelo, è miliardi di volte più veloce. Questo è uno dei miei preferiti, ci ho speso tipo 3 settimane. Allora, il clear rect è fondamentalmente un metodo standard di HTML5 per cancellare il canvas. Se qualcuno di voi ha esperienza con OpenGL, è la stessa cosa di chiamare clear pixel buffer. Fondamentalmente pulisce il canvas. Se lo fate troppe volte al secondo, se lo fate mentre la GPU sta mandando quelle informazioni allo schermo, esplode. Crash dell'applicazione, assolutamente ingiustificato. Normalmente succede con tutte le GPU Adreno, tutte, non se ne salva una. In più, lavorando soprattutto al mercato cinese e al mercato americano, vi trovate con dei modelli che qui sono difficili da reperire e dei bug che non vi danno molte informazioni al riguardo. I browser vi danno un'eccellente metodologia per risolvere questo problema, che è Request Animation Frame. Su Android non c'è fino alla versione 4 punto qualcosa, quindi non potete usarlo. E non basta abbassare il frame rate, perché di nuovo, se semplicemente succede nel momento che la GPU sta mandando quelle informazioni al display, esplode comunque. Quindi quello che dovete fare è semplicemente sincronizzarvi con lo schermo al meglio che potete. In più, ci sono tantissimi modi per effettivamente fare il clear rect. Non esiste solo il metodo clear rect, esistono vari hacks. Vi ho messo il link, è molto comodo. Se non conoscete JS Perf, quanti lo conoscono? fondamentalmente vi permette di aggiungere
vari pezzi, snippet di codice e seguirli e valutare performance comparandoli. È molto comodo quando si parla di ottimizzazione non prematura. C'è questo ragazzo che praticamente ha testato tutti e cinque i metodi che ci sono per hackare il ClearRect, che è setto una dimensione al canvas e cambiando la dimensione al canvas pulisce il canvas, sposto il canvas e così via. Ci sono altri quattro, potete andarli a leggere. Su ogni dispositivo ci sono sia performance sia risultati diversi, anche col ClearRect generico. Quindi di nuovo, provateli. Cercate di fare una selezione sensata in base al modello che avete e buon divertimento. In più, ritengo molto comodo unificare i controlli per quanto riguarda particolari sottoroutine o snippet di codice. Ad esempio, è risultato molto comodo implementare una classe timer che gestisca i set timeout, i set intervals e i vari clear. Per il semplice fatto che quando entrate in una vista potete attivare tutti i timer di cui avete bisogno e quando uscite potete cancellarli, è semplicemente un accentrate quello che potete perché la maggior parte delle volte vi risulterà molto comodo. Stesso problema per il suono, vi sto elencando solo quelli che effettivamente poi andrete in qualche modo e per forza di cose a toccare. Il suono, ad esempio, potete sì utilizzare l'API di HTML5, ma alcune volte vi troverete a aver bisogno di plugin nativo di PhoneGap, il low latency, qualsiasi altra cosa. Quindi estraete quello che potete, almeno in queste due o tre parti. C'è una tecnica che si chiama off-screen canvas image caching, che vi consiglio di provare ovviamente come secondo round di ottimizzazione. Per noi ha fatto miracoli. Ha fatto miracoli vuol dire che gli FPS sono passati tranquillamente da 30 a 100 e passa. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che al posto di disegnare con una draw call un'immagine sul canvas, create un oggetto canvas, settate altezza e larghezza in base all'immagine di cui avete bisogno, la disegnate lì dentro e poi quando andate a fare la draw call sul canvas utilizzate il canvas temporaneo che avete. E questo è incredibilmente più efficiente per quanto riguarda il metodo di disegno, ma ovviamente ha un costo in memoria. Ok, piccolo riassunto di quello che ho detto fino adesso. Le performance di HTML5 sono più che accettabili per fare più o meno qualsiasi cosa. Se parliamo di giochi, lo sono, se parliamo ovviamente di 2D, 3D è molto più complesso. Se parliamo di applicazioni grosse, si può fare praticamente qualsiasi cosa. Se parliamo di prototipi, si può fare praticamente qualsiasi cosa in molto meno tempo. Se parliamo di applicazioni medie, qualche problema potreste averlo. Per quanto riguarda, di nuovo, ricapitolando, scrolling list, se potete evitatele, cercate di mettere il design di una pagina dentro una pagina, qualsiasi cosa quello significhi. E se proprio dovete usarlo, cercate di usare qualcosa tipo iScroll. Cercate di dare feedback visivo il prima possibile e date solo quello. Qualsiasi altra cosa dovete farlo, fatelo a parte. La maggior parte dei giochi che ho visto implementati in HTML5 sono implementati direttamente con manipolazione del DOM, quindi jQuery o subsystem di jQuery, che può fare molto e funziona molto bene. Quindi non buttatevi nel canvas se non avete assolutamente bisogno. Se avete bisogno invece di qualcosa di più performante, il canvas funziona benissimo. Quindi, sinceramente, quando ho iniziato non volevo utilizzare HTML5, mi ci hanno praticamente forzato, ma conti fatti non è stata un'esperienza così terribile. Mi è piaciuto e personalmente adoro JavaScript e derivati, quindi è stato molto molto bello utilizzare un linguaggio carino per fare applicazioni mobile. Tutto quello che ho detto fino adesso si applica ovviamente anche per Android, non solo iOS, come sai, si pensava fino a un anno e mezzo fa. Android ha sicuramente qualche bug in più per quanto riguarda, ad esempio, le citazioni che ho fatto per la CPU Adreno, per quanto riguarda il ClearRect, cose che su iOS per forza di cose non ci sono. Ma in 3 anni di sviluppo, un paio di settimane buttato su un bug è fattibile, direi. Bene. Dopo
Domande. Domande vuol dire esattamente? Questo è più o meno quello che volevo dire su HTML5. Preferirei davvero sapere cosa siete venuti a sapere. Cosa vi interessa? Hai una demo di qualcosa da farci vedere? Mi spiace, tutto sotto NDA. L'engine, se vuoi, te lo posso far vedere sul mio computer? Dopo. Perdono, non ci posso fare nulla. Penso mi rubino il primogenito e qualche litro di sangue se faccio vederlo in pubblico con una telecamera. Parlando di performance, ci dici che sono accettabili perché le CPU comunque stanno diventando più potenti. Le batterie però no. È sensato oppure, cioè, ci sono anche degli indici? Sensato sicuramente sì. Per quanto se sei preoccupato del fatto che da qui a 6 mesi, da qui a 1 anno, il tuo gioco o applicazione fatta con un canvas HTML5 consuma di più di una nativa, alcune volte hai ragione. Per il semplice fatto, se parliamo di un singolo canvas, non so se qualcuno conosce la distinzione tra multilayer canvas e un singolo canvas. Fondamentalmente, se avete un'immagine statica da mettere come background in un canvas, disegnate su un canvas sotto un altro canvas. Ci sono mille hack, che non sono esattamente hack, sono più metodologie standard, sinceramente, che puoi utilizzare per risparmiare batteria e dovresti utilizzare per risparmiare batteria. Cosa vuol dire? Normalmente l'approccio classico è disegnare qualsiasi cosa tu abbia sullo schermo per ogni frame. Se parliamo di roba statica, ovviamente non ce n'è bisogno, puoi semplicemente evitare di chiamare il clear rect, per dirne una. Se invece parliamo di manipolazione del DOM, riguardo batterie, in realtà siamo messi molto molto più leggeri di implicazioni native.